2, 1, contatto. La migliore tradizione dei format di Pyramid Café, annunciamo l'inizio di questo evento attesissimo. Ricordo che questo evento viene trasmesso in differita sul canale 154 del digitale terrestre da Sharing TV. Siamo anche in diretta sui nostri social di Pyramid Café, ma bando alle ciance, vado ad annunciare l'ospite di questa sera. Dico, se vuoi mettere la prima slide, abbiamo qui con noi Stefano Lazzari, anche se nessuno lo chiama così, neanche sua moglie. Stex, raggiungici qui su questo palco. Benvenuto. Grazie a tutti. Benvenuto, veramente. Hai visto, Ste, che ce l'abbiamo fatta? Veramente. E poi non sarebbe neanche la prima volta, tu ci sei già stato, ci hai portato il grandissimo Carlo Alfano nella prima edizione. Sì, okay. È vero. Accomodiamoci. Una delle primissime edizioni. Accomodiamoci, io e Ste ci conosciamo da un'eternità. Non sono sicuro se sono 12 o 13 anni, ma comunque... Per me è un grandissimo 13 anni, è un grandissimo amico, e voglio dire solamente questo: ho sempre detto che io pagherei per ascoltarlo. Immaginate il piacere che ho fare un evento di questo tipo dove parliamo delle cose che più ci piacciono. Stasera ci sei qui per parlarci di Ultrasoma, corpi e organizzazioni del terzo millennio. Posso già iniziare, o c'è un qualche cosa di mezzo intanto? Aspettate solo un attimo, che le due immagini che mi arrivano, c'è l'overlay della scritta dell'evento, quindi chiedo ai cameraman di levarlo, per favore. Adesso mi muto. In che senso l'overlay? Allora, sì, dai, intanto possiamo comunque andare a raccontarci un po' come è nata l'idea di questo, ma intanto, di questo progetto. Sì, forse più che raccontarvi l'idea di questo progetto, voglio raccontarvi l'idea di una idea che è nata veramente diversi anni fa. Non so se vi ricordate, qualcuno ha visto, non lo so, potrebbe essere per alzata di mano del pubblico, ma voi avete visto Il nome della rosa? Qualcuno di voi ha visto Il nome della rosa? È che non l'ha visto. Cioè, ci sono... dipende dall'età, eh? È un film del 1986, Il nome della rosa. Ah. Ecco, succedeva Nel nome della rosa. Ci siamo? Oh, sì, vedo che arriva tanta gente. Tuo padre? Sì. Io muto tutti. Mi immaginavo che arrivasse tanta gente. No, aspettatelo che ci sarà tanta gente. L'ho detto che... Sono tutti i tuoi invitati o... Un main event, quindi molte persone vedono sul tabellone principale di Allspace. Certo. C'è un evento importante, c'è tanta gente, quindi... Ok, senti Stex, intanto approfittiamo di questo momento così. Devo annunciare anche Bruna Atena Picchi. Assolutamente. Che sarà la nostra... Bruna, se vuoi raggiungerci sul... Oh, scusa se ti ho fatto aspettare un attimo, ma c'è stato un po' di impasse. Lei è il punto di collegamento con i social, su YouTube, su Facebook, Twitter, per ad occhio i social, quindi anche lì, se ci saranno delle domande, potranno interagire con Stex. Il tuo avatar è sorprendentemente somigliante a te, insomma. Hai visto? Sono stata brava, me lo sono scelto bene. Sei stata brava, te la sei scelta bene.
Allora, stavi dicendo, sì. Stex, il nome della rosa? Sì, il nome della rosa. Guglielmo da Baskerville scopre la grande libreria del convento. In questa libreria sono presenti su tutti i piani della grandissima sala tutto il sapere umano, tutto presente dentro in quella stanza. E Guglielmo ha come una vertigine, ha scoperto che c'è la possibilità di raccogliere in un luogo tutto il sapere. Ecco, questa cosa a me avvenne e ebbi la stessa sensazione quando la mia collega, il primo anno, la prima persona che aveva una connessione in rete, suonava il modem, un modem 86K, non so se qualcuno di voi ha sentito mai quel rumore. Un rumore inconfondibile, sì. Un qualcosa che ti è entrato dentro in qualche maniera, è nel mio DNA, è la mia storia. Quel rumore lì era il rumore della porta che si apriva sul sapere delle cose. Mai era successo nella storia dell'uomo che tante persone potessero aver avuto in contemporanea l'accesso al sapere. Ora non era più una scusa, non era più una scusa poter dire io non lo sapevo, oppure io lo so ma non lo uso. Avevi l'opportunità di farlo. Ecco, diciamo, quello è stato il primo gradino, quello che oggi vogliamo chiamare, poi approfondirò questo concetto, la kindness, cioè l'attitudine ad essere qualcosa di sé, di diverso dal sé, di avere una identità, una personalità digitale. È nato tutto lì, in quel momento. In quel momento io ero presente nella stanza insieme con i miei colleghi, ma contemporaneamente ero come Guglielmo da Baskerville, un viaggiatore della conoscenza, e potevo girare. Questo è stato il primo gradino, stiamo parlando degli ultimi anni degli anni 90, quelli erano i momenti in cui i primissimi vagiti nascevano. Facciamo un grande salto e arriviamo negli anni, primi anni 2000, anzi 2008 per la precisazione, 2007 se non mi ricordo più, in cui uno stranissimo personaggio, tale Phil Rosendale, si inventa un qualche cosa che era un mondo virtuale che aveva una caratteristica specifica diversa da tutte le altre realtà virtuali già presenti. Stiamo parlando che i videogame già esistevano, avevano limiti tecnici, avevano limiti estetici, avevano quello che volevano, ma già esistevano. La particolarità di questo mondo, di questa realtà, erano fondamentalmente tre, che sono i tre elementi che sono alla base di tutti i mondi virtuali. Ma forse è il caso, caro mio, di far capire e spiegare bene cos'è il concetto di virtuale. C'è una slide con mettiamo la possibilità la slide, di... Esatto. Mettiamo la slide della realtà virtuale e chiediamo alla nostra Sami se può venire a leggerci questo testo. Ciao Sami. Ciao. Un bel applauso di incoraggiamento perché è emozionatissima. Sami è The Voice of Pyramidosita. Ed è una bellissima voce. Cosa significa. Ed è una voce. Grazie, troppo lautata. Gentili. Ci proviamo. Okay. Dunque, realtà virtuale. Non riuscirò mai a capacitarmi di come virtuale renda male il suo servizio di aggettivo della realtà. Al posto di aggiungere, toglie. La realtà così ridotta perde di concretezza. Viene percepita come falsa, sostitutiva, inferiore. Tanto volevo chiamarla falsa realtà. Sta la realtà vera come la cicoria al caffè. Realtà virtuale è una tecnologia. Una forma di rappresentazione grafica illusoria e totalizzante, in tal caso viene chiamata immersiva, che agisce con la realtà del suo utente, tanto da dargli l'impressione di vivere un'esperienza presente e viva. È anche la forma di rappresentazione digitale ed ultima della predisposizione dell'animo umano all'illusione fatta arte, il teatro. Al pari del teatro,
realtà virtuale agisce al meglio quando è sociale, quando diventa esperienza condivisa. Poco importa che sia realistica o meno. L'illusione sarà tanto più vera quando ci sarà una verità rappresentata per forza dei fatti. Perché l'alchimia avvenga sono necessarie due condizioni: la sospensione dell'incredulità e l'empatia. Prima è necessaria per cogliere l'emozione, seconda per darla. Applausi. Applausi. Grazie Sami, sei stata bravissima, non avresti potuto leggere in modo migliore. Se ti vuoi accomodare con noi qui sul certo. Divano, sei parte integrante di questo. Intanto che ci sono queste manovre, Stex, permettimi di salutare intanto la Bionic Meta Crew, la Meta Comitiva VR, che è questa bellissima community in cui siamo completamente parte integrante di questa community, capitanata da Enrico, che è diventato da pochissimo, Enrico Bionic Lombax, è diventato helper, il primo helper italiano che abbiamo qui in Alt Space. Poi saluto anche Petra, che è la fondatrice di OCI, Oculus Community Italy, con cui abbiamo stabilito un bellissimo rapporto di collaborazione. Come stai, Stex? Da tanti anni Piramide Caffè fa le collaborazioni. Ok, continuiamo pure. Beh, innanzitutto una cosa che mi piace è questo essere continuamente perpetua beta. Ogni volta c'è una specie di nuovo inizio, ogni volta c'è un qualche cosa che parte da zero, ogni volta che parte da zero ma che ha origini antiche. È molto all'indietro nel passato ed è molto proiettata nel futuro. Ed è quella cosa che mi ha fatto impressione la prima volta che entrai in un mondo virtuale. Un mondo virtuale come questo, quell'impressione di essere in questo momento qui vivo e presente, non è l'impressione che tu hai ad essere davanti la camera che ti riprende e che ti proietta su uno schermo insieme ad altri volti. Quella che noi vediamo, che noi siamo abituati, è una specie di collezione di immagini dove all'interno dello schermo tutti i nostri riquadri ci tengono a una distanza di sicurezza. È come se venisse replicata il distanziamento sociale che noi abbiamo per strada, ognuno nel riquadro piccolo della propria camera. In questo caso invece c'è una spazialità, c'è un modo di confrontarsi con le persone, c'è un modo di relazionarsi nel lontano, nel vicino, nel suono, nelle cose, anche, come dire, in qualche maniera i disturbi ambientali. Questo fa di questo strumento una vera e propria macchina sociale dell'identità. Noi qui, io ho davanti a me non delle rappresentazioni grafiche, sono anche abbastanza carine, sì, ma irrealistiche. In realtà io so che dietro ognuno di voi c'è una persona che in questo momento mi sta ascoltando. E voi sapete che dietro questa strana immagine di questo omino c'è a sua volta una persona con il suo carico di emotività, con il suo carico di idee, con tutto quanto. Noi avatar siamo i rappresentanti di noi stessi. Agli inizi della nostra carriera Magic la gente ci domandava: ma voi a cosa giocate? Questo è un gioco? Questo è una... voi state mentendo voi stessi? Ma siete dei nevrotici? Schizofrenia? Siete dissociati? Perché questa era l'idea, ed è tuttora per molti l'idea. Ora mi viene cioè da dire, che per alcuni... Dimmi, vai. Dicevo che tuttora in alcuni casi non è ancora compreso l'essere avatar, quali sono le implicazioni, come... Certo. Tutti in realtà siamo delle persone, non siamo dei pupazzetti. Questo concetto che abbiamo sempre usato anche in Second Life. Ma sai, il problema è abbastanza tutto sommato semplice, e anche qui è un problema che viene dalla notte dei tempi. Non è un caso che nella citazione ho indicato il teatro
come la forma di rappresentazione più vicina alla forma che noi stiamo in questo momento vivendo. In questo momento il rapporto che c'è fra noi e il nostro avatar è il rapporto che esiste fra l'attore e il personaggio, oppure, se vogliamo essere ancora più chiari, tra il pupo e il puparo. Il puparo, che è Orlando, non è semplicemente un meccanico che muove i fili di un pezzo di legno, è l'anima di quell'oggetto lì, quel burattino, in verità, tanto ci sono storie sui burattini che noi tutti conosciamo, in quel burattino in verità è un'individualità, no? E quello che noi abbiamo davanti ai nostri occhi è il rappresentante, il nostro rappresentante. Difatti io sono estremamente colpito dal fatto che quando si parla dei mondi virtuali non si inizia mai dall'avatar. Si dice sempre: ma sì, entra, ti fai un avatar, ti metti quello che vuoi e poi entri, come se esistesse un qualcos'altro attorno. Ma quello che non è mai preso in considerazione è quello che sei tu. Mentre è sostanziale ed è fondamentale concentrarci su quello che noi vogliamo che gli altri credano di noi stessi. Cioè, noi qui non siamo semplicemente un qualche cosa che sta dall'altra parte dello schermo o dietro un paio di occhiali, e quello che sta davanti è semplicemente una qualunque rappresentazione grafica. Ho fatto un'esperienza qualche mese fa utilizzando una realtà virtuale molto simile a questa, ma decisamente più semplificata, che è Mozilla Hub. Qualcuno di voi lo conosce? Per alzata di mano, come sempre. Ok, ci sono mani che si alzano, perfetto. Non v'è dubbio, vabbè, mica poche, non v'è dubbio che sia una tecnologia estremamente interessante e che risponde a una delle esigenze tipiche e proprie degli anni 90, cioè il pensiero che possa esistere una tecnologia omnicomprensiva, dove qualunque cosa possa essere utilizzata da chiunque in qualunque momento. Ecco, io sono decisamente contrario da questa filosofia, perché non esiste al mondo un oggetto della realtà che vada bene per tutto, perché ci sono tanti oggetti per tanti aspetti della vita. Dunque, entrando in un mondo virtuale come con Mozilla Hub, mi sono vestito degli abiti di un panda, ero un panda rosa, ecco. Ma io non c'entro niente con il panda rosa, non c'è niente di più lontano da me dei panda rosa o dai simpatici gufetti o da qualunque altra bestiolina simpatica, io sono diverso. Ecco, mi sono vestito i panni, i primi che ho trovato, ed ecco, sono entrato. Ed ero circondato da persone come me, con panda, molti simili a me, moltissimi panda, moltissime altre cose. C'era una sorta di totale e completa mancanza anatomica del riconoscimento delle altre persone. Io vedo Bruna di fianco a me e io ho l'immagine di Bruna nella sua fotografia. Bene, io adesso riconoscerei Bruna dietro le sue fattezze, così come riconosco perfettamente, e non è così, Magic, o come riconosco i miei amici, c'è Tom là sopra e altre persone. L'avatar è il nostro rappresentante, è il cuore pulsante del sistema della realtà virtuale. Questo è una cosa che secondo me sarà da insegnare per primo a tutti quelli che vogliono capire veramente che cosa significa vivere una realtà virtuale. Vivere nella misura in cui noi non stiamo facendo finta di vivere, noi qui siamo riuniti, no? Sfido chiunque a non comprendere il fatto che questo luogo è un luogo, cioè questo è un posto che ci raccoglie e che ci fa riconoscere. Non è semplicemente l'ognuno per sé, Dio per tutti, di una skypata, è una cosa di molto diverso. Ecco che ho incominciato a delineare i tre elementi che fanno parte della vakinness, cioè del senso dell'essere avatar. Il primo senso è il corpo. Quello che noi abbiamo non è
una rappresentazione grafica. Quello che noi abbiamo è un corpo. Questo corpo ci deve riconoscere e ci si deve riconoscere. Io parlo sempre di altre realtà, questa io la trovo fantastica, più ci passo il tempo più mi piace. Però io e me e altre persone che sono presenti in questa sala siamo nati in Second Life. Io ho una data di nascita, penso di essere nato il 9 aprile del 2008. Scusa se ti interrompo, ma è entrato in questo momento con fattezze, credo, non mascoline, Eddie Santillo, che una leggenda di Second Life ed è anche il musicista ed è anche il quello che ha fatto la sigla del Magic Football, siamo anche con lui, quante ne abbiamo fatte, allora, okay, io adesso... qui abbiamo, avremo un meraviglioso Maracord sicuramente sicuramente. Ma questo è la, ecco, questa è la prova provata di che cosa significa per noi essere avatar. Io Eddie l'ho visto fisicamente diverse volte, ma per me è significante averlo visto più o meno volte, no? Con lui, che è qua, ho un rapporto personale diretto ben preciso. Tra l'altro esiste una legge non scritta, ma che è proprio tipica della realtà virtuale, che fa di questa realtà un ciclo dal reale al virtuale, dal virtuale al reale e ritorno. In verità noi tutti, una volta approfondita la nostra conoscenza, abbiamo delle relazioni poi che diventano fisiche, spesso ci conosciamo, ma questo non è quasi, questo fa parte di quel processo di immedesimazione nell'avatar. Ma torno a questa cosa, dopo mi direte se secondo voi mi dite la vostra impressione, no? Cosa ne pensate di questo? Assolutamente, io vorrei, ci tengo a precisare che insomma se volete interagire, intervenire, basta alzare la mano, alzate la mano e così partecipate al dibattito, io vi diamo la parola. Si è prenotato Enrico, si è prenotato Samo, se volete dire qualcosa i microfoni sono aperti. Allora io concludo due parti, dopo vi lascio la parola. Voglio concludere le tre parti che secondo me identificano una relazione di awakeness. Il primo è il corpo, abbiamo detto. Il corpo ci rappresenta, il corpo ci dà i sensi. Una delle cose che è fondamentale qui dentro è che esiste un rapporto simbiotico fra me e il mio avatar. Il rapporto simbiotico è dato dal fatto che lui vive una relazione in un mondo virtuale e io gli devo dare le sensazioni. Vi faccio un esempio. Vi voglio invitare a casa mia in Second Life, che è un piccolo porto alle porte di un grande mare che si chiama Mare di Blake. Stiamo parlando di chilometri e chilometri e chilometri di isole, coste, barche che veleggiano, e io spesso prendo la barca e prendo il largo. A me piace molto andare alla barca a vela, per cui prendo la mia barca e incomincio a solcare quel mare. Quel mare non mi bagna, quel mare non ha il profumo del vento salso, quel mare non ha l'ondeggiare, no, quel mare ha l'ondeggiare della barca, ecco, però non c'è la brezza sulla pelle, non c'è l'odore del mare. Ecco, il mio avatar naviga e io gli do quei sensi. C'è un intimo rapporto fra sensualità e fisicità, una fisicità che può essere in qualche maniera portata all'estremo, cioè resa virtuale, ma i sensi sono i tuoi. Tu dai a lui i sensi e lui dà a te il corpo e quell'esperienza, perché vi assicuro l'esperienza di navigare in un mondo virtuale è un'esperienza forte e viva, come dice la scritta che c'è qua, dice al pari del teatro la realtà virtuale è meglio quando è sociale, quando ci sarà una verità rappresentata con la chiara forza dei fatti. Navigare per me è una chiara forza dei fatti. I sensi li do io. Corpo. Ora passiamo a un altro aspetto fondamentale. Dopo il corpo c'è il concetto di memoria.
senza la memoria io non potrei dire al mio avatar questo è l'odore del mare, perché io lo sento. Non so se voi siete mai stati in barca o siete stati su un molo sentendo il vento che arriva, ma ve lo ricordate? Sapete cosa significa quello che io dico? Ora, in quel momento la mia memoria agisce su di me esattamente come se vivesse l'esperienza. Io dentro in un mondo virtuale non ho un corpo. Ragazzi, voi state fluttuando su una cosa senza gambe e senza braccia, diciamocela tutta. È chiaro che voi non sentite il peso del vostro corpo, non sentite la posizione di voi nello spazio. Ve lo potete però ricordare, immaginare. La memoria agisce in sinergia con la realtà del virtuale per ricreare quella fusione che dà la possibilità a un corpo di poter esistere in un mondo virtuale. C'è un bellissimo libro che vi consiglio di leggere, che si chiama Il grande ritratto di Dino Buzzati. È una storia d'amore, è una storia d'amore impossibile. È la storia d'amore tra uno scienziato e un computer al quale questo scienziato ha introdotto la memoria della propria compagna che è morta. Però c'è un ma. Questa donna, a tutti gli effetti, lei vuole intensamente e desidera intensamente avere un corpo. Non gli basta di essere in memoria, non gli basta di essere viva, ma lei vuole sentire, no? E non può sentire. Non vi racconto come va a finire la storia, non ve lo spoilero. Però questa cosa capita a tutti coloro i quali entrano per la prima volta in Second Life o nelle realtà virtuali. Scusate se uso Second Life come paragone perché è il mio mondo abituale. Sì, sì, sì. Il rientrare in molti questo concetti modo, si possono fare anche qui per quanto concerne. Qui è uguale, non c'è nessuna differenza. Ora, l'ultima parte, la terza parte, che è quella dell'identità. L'identità non è un fatto secondario. L'identità è una cosa che porta con noi e che caratterizza il nostro vivere qui dentro. L'identità è quell'identità che fa di noi dei cittadini. L'identità digitale è quella cosa che fa di noi una persona che ha responsabilità qui dentro come fuori. Rapporti umani. Io penso, ho davanti a me Magic, che secondo me rappresenta meglio questo concetto di identità. È un'identità che ha fatto di lui una persona capace di raccogliere attorno a sé un bel numero di persone, di far entrare in sinergia tante, tante competenze, tante energie, che però non è la sua professione, ma è la sua attitudine, è la sua personalità. Ed ecco che qui dentro vedi che sei molto ben voluto, vedo un sacco di applausi, anzi, adesso già che ci sono ti riempio anch'io di applausi. Troppo buoni. Ecco. Ed è l'identità che fa di voi questa comunità. Beh, io per adesso, se vogliamo, magari sì. Dire cosa allora, ne pensate, poi andiamo avanti. Io farei così. Ok, c'è Enrico che si era prenotato, ok? Alzate le mani, chi è che vuole interagire? Facciamo così, apriamo i microfoni, in questo modo, eventualmente vi diamo... Vai Enrico. Allora, io volevo chiedere, visto questo concetto così affascinante sulla propria identità legata ed estesa all'avatar, e volevo capire che opinioni ha riguardo alla possibilità con l'identità digitale possa portare l'identità reale, diciamo, a o scomparire o a venire sovrastata, oppure a fondersi in una maniera perversa, perché ovviamente l'umanità è così, tende a prendere qualcosa di bello come questi concetti e magari a renderli più versi che altro, magari chi si scopre. Chi preferirà questa, chi cercherà di rendersi migliore qui senza poi pensare alla propria identità reale, perché magari il se stesso della reale è troppo difficile farlo bello, meglio farmi un muscolo Unity, io metto la muscolatura che voglio, mi basta così.
è il rischio, anche perché con l'aumentare del feedback che avremo, con riconoscimento facciale e movimento completo, libertà, magari feedback tattili, magari si creerà una situazione di questo tipo? È una domanda. Rispondo, sono un bel domandone. No, ma mi piace molto. Rispondo subito o aspetto anche le altre domande? No, rispondi subito. Ti chiedo magari, okay. Ecco, se chi non deve usare il microfono, mutatevi voi, ok? Rispondi a Enrico. Allora, innanzitutto io ti ricordo, voglio ricordare una frase che dice: uno, nessuno, 100.000. Noi abbiamo da sempre avuto un avatar. Noi si chiamavano Homme de Plume, l'Homme de Plume, e i giornalisti, ad esempio, lo usavano, no? In questo essere uno, nessuno e 100.000 ci fa capire come il desiderio di essere qualcosa di diverso dal sé c'è sempre stato. Se tu pensi, che ne so, a Madame Bovary, c'est moi, no? Sì. Io non sono una donna, no? Però l'autore diceva, che l'autore non era una donna, diceva: io sono Madame Bovary. Allora, questo essere uno, nessuno e 100.000, diciamo, è chiuso nel cuore delle persone da sempre. Quello che sta facendo emergere la tecnologia è che fa diventare questo pensiero un pensiero pop, alla portata di chiunque. Non bisogna essere un grande come Pirandello o Flaubert, no? Per poter pensare di essere qualcosa di sé, diverso dal sé. Dunque, quello che tu mi stai dicendo è un vero rischio. Non è vero che non è immune. La Wachindness, come qualunque altra forma di conoscenza di sé, in qualche modo, no? È una conoscenza di sé che non necessariamente deve passare attraverso qualche santone o guru o che cosa ne so io. Abbiamo l'opportunità di poterci migliorare o di poterci peggiorare. Guarda, io posso dirti, mi affermo una verità che per me è data, è la mia verità, è quella che io conosco. In tanti anni che ho vissuto da avatar, in tanti anni che frequento mondi virtuali, non solo questo, non mi è mai capitato di avere una persona che fingeva, nel senso, metto tra le virgolette, fingeva di essere qualcos'altro. Perché non si può fingere. Nel senso che io posso essere me stesso, meglio, o me stesso, peggio, ma non altro. Se esiste, e sicuramente esiste, è una patologia. Quello che io trovo di più affascinante nell'essere avatar è l'opportunità di poter ampliare le mie attitudini. Se io sono una persona positiva e buona, qui ho l'opportunità di essere ancora più positiva e buona. Se io sono stronzo, posso avere l'opportunità di essere molto più stronzo. Però le gambe della stronzaggine sono corte, molto corte. Questa è la mia opinione. Dunque, okay. La perversione c'è dappertutto, ma possiamo evitarla. Altre domande? C'è Petra che ha alzato la mano prima. Se... Sì, scusate un attimo, c'è... Ecco. Cosa c'è, Rubin? Allora, purtroppo sulle telecamere, cioè su chi ha gli avatar telecamera, sono apparsi dei messaggi in overlay che andrebbero cancellati. Quindi chi manda i messaggi di non mandarli a tutti. Va bene, allora vorrà dire che mi sentirete. Intanto, se dobbiamo mutare le persone, le mutiamo. Se le dobbiamo avvisare, lo diciamo a voce, è molto meglio. Va bene. Adesso tolgo il mio overlay. E nel frattempo, domanda. Allora, Samu si era prenotato prima di Petra, quindi facciamo fare la domanda di Samu e poi quella di Petra. Tutto bene, Rubin, a dircelo, perché avevo anch'io un operatore cameraman. Allora, eravamo rimasti. C'era Petra che si era prenotata per fare una domanda. Però Samu è venuto prima, quindi adesso andiamo a Samu. Samu c'è, è vero, c'era prima di Samu. Per cavalleria c'era la signora. Ok.
Va bene. Tanto gli ho dato il megafono. Ok, allora intanto mi permetto di fare una domanda. Innanzitutto volevo fare i complimenti per lo speech che abbiamo appena sentito, perché è stato molto interessante. Abbiamo toccato dei temi di cui non si parla spesso e dovremo sicuramente affrontarli. La mia domanda riguarda un po' il alter ego, l'ha toccato un po' anche Enrico con la sua domanda di prima, che siamo sempre noi, è importante ricordarci che non siamo qualcun altro, dovrebbe essere l'estensione di noi, ma quello che andrebbe definito, io avevo qualche tempo fa scritto un articolo su questo tema, è l'etica e un certo galateo della realtà virtuale, perché anche qui dovrebbero esserci le regole di buon comportamento, alcune buone abitudini. Eppure si sa che quando magari uno entra in realtà virtuale, non siamo noi perché noi siamo tutti persone comunque brave, educate, simpatiche, ma tantissime volte succedono dei piccoli crimini sociali proprio dentro la realtà virtuale. Siete d'accordo che andrebbe creato una specie di galateo del nuovo millennio della realtà virtuale? Un codice di comportamento giusto? Etico anche, direi. Rispondo? Posso rispondere? Sì, sì, prego, prego. O c'è qualcun altro che vuole rispondere a sua volta? Beh, allora Petra, rispondo io. Un'etichetta, giusto? Sì, esiste un'etichetta. L'etichetta è sostanzialmente un codice di comportamento che prevedeva una serie di cose. Come tutti i codici di comportamento, questi possono funzionare solo se esiste una riprovazione sociale, se no è lettera morta. Cioè non serve assolutamente a niente. L'etichetta, secondo me, è il grado 3, no? Punto di partenza per la definizione delle relazioni fra persone mediante la computer, la CMC veniva chiamata una volta. È chiaro che l'etichetta funzionava e funziona molto, potrebbe funzionare abbastanza bene nella realtà del web. Quando sono intervenuti le realtà sociali, queste si sono in qualche maniera dovute a trovare, sono trovate di fronte a un problema sostanziale, che è il problema di tutte le community, cioè il problema della moderazione. Che cosa significa moderare? Che cos'è, qual è il rapporto che esiste tra moderazione e censura? Sono tutte cose estremamente sottili, che però sono il cuore di ogni relazione mediata da computer, a maggior ragione mediata da avatar. Io sto pensando a questo perché le prossime community sociali, adesso userò una parolona che dopo mi pentirò, i prossimi partiti saranno così, avranno questo come problema, se vogliono essere vicini alla gente. Dunque, l'etichetta è qualcosa di più. Io sono d'accordo con Petra, mentre l'etichetta è una regola comportamentale, quella che Petra ci sta proponendo è un'etica. Cioè un qualche cosa in cui noi ci riconosciamo, non è semplicemente una regola, è quella, è una cosa in cui io credo. Questa sarà la grande differenza. Ora, secondo me la soluzione migliore è punire quanto più in maniera coerente e comunitaria i comportamenti antisociali. Ora, questa è una battaglia infinita, ci saranno sempre ovviamente i troll, ci saranno sempre i rompicoglioni, ci saranno sempre chi qui dentro crede di poter fare ciò che vuole perché è impunito. Vi ricordate la famosa vignetta in cui si vedeva un cane alla tastiera e dice ma io, tanto nessuno sa che sono un cane, no? E scriveva, famosissima. Ecco, adesso vedete qui sopra, mi chiamo Stex Hour, mia moglie mi chiama Stex. Petra, non so se tutti ti chiamano Petra, ma probabilmente io ti chiamerò Petra sicuramente, no? E Petra è la persona che con me ha detto quelle cose, questo è garantito. Giusto, grazie, bella risposta, bella riflessione. Spero che... Ci sono tante domande, volevo anche un po' insomma rispecchiare quello che è il nostro spirito di dare la parola al pubblico. Cioè, si era prenotato Samo, il megafono. Io non ho una domanda, volevo spezzare una lancia nei confronti di Hubs, perché te dicevi che Hubs ha dei limiti
non so, sugli avatar per esempio. Abs rispetto agli avatar che abbiamo qua, vi posso dire che è molto meglio a livello di avatar, perché tu puoi customizzartelo l'avatar, puoi crearti il tuo avatar esattamente come sei tu, volendo, cosa che tu non puoi fare qua dentro. Poi, parlando di mondi virtuali, io penso che ogni mondo virtuale ha una sua prerogativa. Per esempio, in Altspace, io userei Altspace magari per fare degli eventi, ma non per fare... Ho fatto delle mostre in Altspace, però è molto, molto limitato quello che puoi fare rispetto a quello che puoi fare invece ad Abs, in Abs. Tipo usare multipli schermi, cosa che qui non puoi fare, in Abs tu lo puoi fare. Quindi diciamo che ogni mondo ha la sua prerogativa, ha i suoi problemi e le funzioni che vanno meglio e altre che vanno peggio, dipende dal mondo che utilizzi. Quindi dipende molto da quello che vuoi fare e per scegliere il mondo giusto per farlo. Ce ne sono tanti, io ne ho visti tanti in Altspace, ci sono stato 2-3 anni ormai, e qua ci sono svariati problemi anche riguardo l'audio, tante volte che non va bene. E diciamo che il fatto che Abs, per esempio, ha un accesso, puoi accedere con qualsiasi computer perché ha dei limiti molto più grandi di quelli che sono quelli di Altspace, però dà anche una fruibilità per le cose che puoi fare più decente. Quindi volevo solamente dire questo. Sì, innanzitutto concordo pienamente. I mondi virtuali hanno delle caratteristiche tali per cui ci sono delle facilities che in qualche maniera ti permettono un certo genere di competenze, no? E di espressioni, no? Per cui la tecnicalità e l'espressività vanno di pari passo. Ovvio. Quello che mi riferivo io non è un problema di tecnicalità, è un problema di approccio e di identità. Che poi tecnicamente si possa fare, io non lo metto in dubbio. Non lo si fa per mille altri motivi. Poi ci sono delle... Ma sì. Le cose che hai detto prima sono delle cose chiare che mi fanno capire che la tua conoscenza di Abs è un po' limitata. Questo volevo... Ma, sì, sì, non mi interessa conoscerlo di più, onestamente. Perché non è quello che mi interessa, conoscere la tecnicalità. La tecnicalità la lascio conoscere a te. No, io non lo giudico. Beh, lo giudico perché mi posso permettere di giudicare quello che voglio. Mi interessa avere una relazione con una persona come te. Infatti ho chiamato per una serie di attività perché professionalmente sei la persona più adatta per risolvere quegli aspetti che lascio a te molto volentieri. Mi voglio occupare d'altro, infatti. Ok, si era prenotato anche Tom Corson, che è un'altra vecchia. È un buon Tom. Vecchia conoscenza di Second Life. Questa sera stiamo facendo una bella rimpatriata. Ciao a tutti, sì, che bello trovarsi qua. Ciao Tom. sta venendo fuori un po' una chiacchierata a passi di gambero, non so che cosa, perché io... All'argomento che si è aperto con la domanda di Petra. E purtroppo però non ti sentiamo bene, non so, lo sentite bene voi? Io lo sento, sì, lo sento. Io, bene. Basta che lo sentite. Sentite? Ok, vai. Pronto? Sì, secondo me è una cosa molto importante il tema toccato da Petra, perché comincia dalle piccole cose che sono le relazioni tra magari due avatar in un mondo virtuale e grandissime dimensioni. Cioè, in questo momento viviamo un tempo in cui sostanzialmente dalla netiquette a decidere che cosa funziona e che cosa non funziona è la gestione, nemmeno la moderazione, proprio la gestione fatta dai grandi da coloro che offrono il servizio, per cui dalle grandi aziende
tecnologiche che gestiscono tutte queste infrastrutture. In realtà, se si ritorna anche al discorso della realtà parallela rispetto a quella agli atomi, no? La realtà digitale, se vogliamo, perché se nel mondo alcune cose sono deprecate e perseguite perché sono sbagliate, nel mondo digitale non c'è una, non ci sono delle regole così sofisticate. Diciamo che so, la fascia protetta per i bambini in realtà è data in 10.000 modi e i bambini si possono trovare andare incontro a incontri sia sul web che in altri ambienti di questo tipo, e normalmente per strada potrebbe capitare, in altre situazioni potrebbe sempre capitare, ma non come nel mondo digitale. Diciamo che, secondo me, se quando si dice che siamo in un periodo agli albori di tutto questo grande sviluppo del digitale, è vero anche per quanto riguarda la sua gestione. Un tipo di visione su come si possa fare, però so che è una questione sempre più urgente. Pensate alla gestione dei dati personali, dove la famosa privacy è completamente differente, è un concetto completamente differente da qualche anno fa. E bisognerà fare ancora tanta strada per la sua gestione. Quindi questo per dire, semplicemente un intervento per dire che a partire dalle problematiche di etichette, in realtà si arriva alle problematiche politiche globali, certo, su certo. Come vengono gestiti i dati delle persone e come, secondo me, dovrebbe esserci, sì, non una carta d'identità, ma un ruolino per cui sono io che dico agli altri che cosa devono fare con i miei dati, e non ogni volta ad ogni sito che apro devo dire sì, prendimi questi dati, sì, prendimi questi altri dati, anzi accetto perché altrimenti non posso, sì, visitare il tuo spazio. Ci sono due realtà che sto... sono due realtà, Tom, che sto seguendo, e una è proprio il progetto di Tim Berners-Lee che si chiama Solid, che vorrebbe proprio risolvere questo aspetto, cioè avere la possibilità di creare un proprio spazio identitario dove tra macchine si riescono a comprendere. Io non ho bisogno di volte di dire a quel server lì, cavolo, ma io ti ho già detto mille volte che accetto o non accetto le cose che tu mi hai detto, oppure non mi chiedere neanche questa cosa perché io non la voglio, oppure non te lo voglio dire, ecco. E poi poi ci sono altri progetti. Secondo me quello che tu hai sollevato, secondo me è la lotta a quello che sono i concetti della algocrazia, l'algoretica, il datismo, come viene definito. Secondo me sarà la chiave di volta dei processi, delle relazioni tra identità dell'individuo, identità digitale e privacy. Questo secondo me sarà fondamentale. Ok, se ci sono altre domande, Stex, io volevo anche invitarti a richiamare anche altre slide che abbiamo preparato. Ah, è vero, perché siamo lanciati la nostra discussione. È un evento molto fluido, come avete visto, ma non sarebbe potuto essere altrimenti. Come vedete, sembra di stare intorno a un fuoco in un certo qual modo, con Stex che ci racconta queste cose. Secondo me poi ci raccontiamo di noi stessi, no? Ma in queste slide io nella prossima, se non sbaglio, andiamo avanti. Se puoi andare avanti, Enrico. Questa slide che abbiamo messo, in verità, racconta... Vuoi andare lì dove c'è il LG o Stex, così hai il monitor e poi ecco, illustrarci anche le slide? No, io mi metto qua, che mi è più comodo, in modo che io possa... Ah, è vero, è carino, posso anche vederlo, fantastico. Mm. Il libro, in verità, racconta non soltanto del rapporto che ci sono fra noi e il nostro avatar, parla anche del rapporto che c'è
fra il lavoro, ad esempio, e la virtualità. Tutti noi, o chissà quanta gente in questa stanza, ha a che fare con quello che viene chiamato smart working, che in verità in questo momento è una parolona chiamarla smart working. In verità è un lavoro che deriva da una necessità. Questa necessità però mano a mano si sta traducendo, viva Dio a mio parere, in un uso coerente e concreto delle tecnologie. L'essere avatar in questo modo è in questo disegno mi ne è raccontato come dire, nella sua azione circolare della realtà. Io in questo disegno avevo messo due lavoratori, vedete, c'è un worker seduto a una scrivania e un altro worker seduto dall'altra parte. Entrambi possono avere un rapporto nel reale, in real, là dentro, nell'ufficio, quella casetta là sopra dove uno e due si incontrano. Quell'ufficio non è più la scatola che contiene gli impiegati. Non è più la caserma dove il capo gestisce il corpo dei propri impiegati e muove le truppe come devono essere mosse. Okay? In verità è il luogo dove viene trovata un'identità, è il luogo dove viene protetta la privacy, è il luogo dove le relazioni e il senso di appartenenza entrano nelle persone. Uno e due si incontrano nell'ufficio quando serve. Ma sapete perfettamente che gli affari si fanno sui campi da golf oppure sugli grandi yacht, e ora perché due persone normali non possono lavorare assieme seduti a bordo piscina oppure in una bella, dove vi interessa a voi, in un parco con quello che volete? L'ufficio deve diventare il luogo della rappresentazione dell'impresa, del marchio e delle relazioni fra persone. Serve ad alcuni scopi, per cui ad esempio la formazione. Il resto del lavoro avviene con altri due elementi, oltre al real, quello che ho chiamato l'in world e quello che possiamo chiamare l'in web. Cosa sono in real, in world e in web? I tre elementi della nuova forma del lavoro. Sapete tutti che il computer ha una scrivania, no? Cioè la scrivania del computer. Io mi sono sempre detto, ma è possibile che la scrivania debba stare sopra una scrivania? Cioè io ho già una scrivania che sta sulla scrivania e magari faccio 30-40 km al giorno, mi intaso, mi faccio un fegato così per fare la cosa che io posso perfettamente fare a casa mia. Ora, attenzione, il luogo del lavoro è una cosa complessa, un ufficio non è una fabbrica, un ufficio non è un laboratorio, un ufficio non è il desco di un artigiano, sono cose diverse, ma parliamo del terziario, per cui c'è una relazione che passa attraverso la realtà, una relazione che passa attraverso il web e una relazione che passa attraverso questa cosa che stiamo vedendo, la realtà virtuale. Io mi sono sempre posto il problema di dire in impresa, nelle aziende, questa cosa che valore aggiunto può dare? Che senso può essere per un'impresa, per gente che lavora, incontrarsi in questo posto? Secondo me, quello che stiamo facendo oggi è il senso, il principale senso, perché noi siamo qua, non siamo a casa nostra che guardiamo lo schermino di un'altra persona e più tante altre cose. In ultrasoma si parla molto di lavoro, in ultrasoma si parla molto del rapporto che c'è tra la nostra vita privata e la nostra vita pubblica, che in qualche maniera queste tecnologie dell'identità hanno in qualche maniera violato. Ma scusatemi, voi qui siete belli rappresentati nei vostri avatar, mentre sicuramente a casa vostra sarete spaparanzati, avrete la luce spenta, sarete in un angolo più o meno come volete, cioè siete liberi di stare come volete, qua siete tutti fantastici. Questa è già un'altra cosa straordinaria. Tanti motivi. Quelli che sono qui con il visore, più o meno, quello che vede il pubblico, quello è. Sono certo, il visore è un po' altro paradigma. Ok, affronteremo una volta e discuteremo questo paradigma. Io non sono particolarmente attratto dall'immersività.
questa è una mia questione. Sono d'accordo con te sulla capacità del visore di coinvolgerti, per cui il visore, ad esempio, è uno strumento che tende alla concentrazione, ti permette di concentrarti molto di più. Assolutamente. Io sono convintissimo, sono anche convinto che per la nostra cultura la cornice, il bordo, il proscenio, lo spazio di qua e di là è altrettanto forte e importante. Per essere immersi non c'è bisogno di immersività, ma l'affronteremo in un secondo momento. Un'altra slide. Ecco qua. Perché in Real, in Web and World? Perché in Real crediamo, ve la leggo, la partecipazione emotiva diretta delle persone ad un evento originale unico sia la chiave per rendere memorabile. La realtà è la cosa che lega tutti noi a noi stessi e alle persone che ci circondano. Là dove c'è un evento, un qualche cosa che è vivo in noi, questa cosa si imprime nella memoria. Io vi sfido a ricordarvi le video chat che avete fatto. Quante ve ne ricordate? Pochissime, forse. Io mi ricorderò molto bene di questo incontro. In web, perché sappiamo che il web è in grado di trasformare un momento unico in un amplificatore di storie, creando onde che si diffondono dopo molto il momento che lo ha generato. Secondo me, la grande potenza del web, e secondo me posso dirti una cosa, Magic, voi lo state usando molto, molto bene, è lo strumento che permette di amplificare il segnale delle cose. Perché è vero che il web, essendo è timeless, quello che vuoi, è, come dire, rapido e pervasivo, ha una bassissima risonanza, è un redshift, è un qualcosa che si allontana nel tempo, ma perdura. Il redshift, la traccia del Big Bang è lì da 4 miliardi di anni. E il web suona con la stessa frequenza. In world, perché crediamo che la realtà virtuale è coinvolgente se è sociale e condivisa, non è il sofisticato fondale scenografico di un'azione, né un gioco fine a se stesso. Io vi consiglio di andare a vedere le proposte professionali, magari sono dei professionisti, che vengono spesso spacciate per realtà virtuale e vendute alle imprese. Delle cose, io, adesso purtroppo siamo tra amici, io mi scateno, veramente patetiche. Cioè, spacciano delle immagini sferiche dove ti muovi con con il puntatore, senza avatar, senza interazioni, per realtà virtuale. La realtà virtuale è quel di sopra che abbiamo detto, sono i nostri avatar, la realtà virtuale. La realtà virtuale ha caratteristiche precise. Innanzitutto deve essere sociale, non può non esserlo. Possiamo poi approfondirlo. Un secondo motivo è deve avere contenuti generati dagli utenti. E un terzo aspetto fondamentale, deve avere una sua economia. Questi sono i tre cardini, a mio parere, di un mondo virtuale. Ed è quello che, a mio parere, ha fatto la grandezza e l'unicità di una cosa come Second Life, che è semplicemente una tecnologia che non ha avuto sviluppi, è rimasta quello che è da 16 anni, continua ad essere forse un unicum tecnologico, che ha sviluppato delle sue caratteristiche, la approfondiremo. Questo comunque è il cuore, a mio parere, del processo che porterà l'adozione della realtà virtuale nella società, in real, in web, in world. Sono le tre parole chiave che secondo me faranno la differenza. Ci sono anche qui domande, tra l'altro, ovviamente. Se mi permetti, Stex, queste tre parole io le uso spessissimo per piramide. Io dico sempre, certo, che dobbiamo essere in queste tre dimensioni, sono come tre zampe di uno sgabello che si regge. Esattamente. È così che si tiene in piedi la nuova identità digitale, su queste tre gambe, perché noi non possiamo prescindere dalla realtà. Noi ci diffondiamo nel web, noi siamo presenti in world. Queste sono tre cardini di tutto il mio pensiero, ma il pensiero condiviso con te e con tante persone dalla loro esperienza. Tutto parte da un'esperienza personale diretta delle cose. Andiamo avanti.
sociale dice 30. Ecco, questa cosa qua dell'arte di navigare sullo schermo, questa è una mia storia. Questa è la storia di cui vi parlavo prima. Vedete questa piccola isoletta indicata con la freccetta su questa slide? Si chiama Sarah Ann. Sarah Ann è una cripto-isola, ovvero sì, è un'isola che è stata avvistata una volta e mai più. Cioè, non si sa se sia mai esistita veramente. Però ci sono state indicate sulle carte geografiche per diverse decine di anni. Allora io ho detto, bene, la cosa interessante di una cripto-isola non è tanto che sia esistita o meno, ma che la gente abbia pensato che ci sia stato il bisogno di esistere, di quell'isola, no? Perché se no segnare nelle carte? Se no la geografia, tra l'altro, è un fatto più immaginario che fisico. Per anni i geografi erano degli artisti, non erano certamente dei geometri del mondo. Guardavano il mondo in maniera ben diversa, la guardavano come gli artisti guardano il mondo. E vi sono detto, l'isola che non c'è sarà casa mia. Saranno il luogo dove io insegnerò o imparerò l'arte di navigare sullo schermo. Qui ho scritto una frase di Frank Zappa che diceva: parlare di musica è come ballare di architettura, è impossibile. Allora, quello che io credo a tutti, ma voi già qui siete preparati, io l'obiettivo principale è far portare la gente a vivere le esperienze. Il web è il luogo della conoscenza, la realtà virtuale è il luogo dell'esperienza. Qui ho raccontato, poi c'è un link, se volete lo seguirete, ci sono una serie di racconti, di cose che ho raccontato della mia esperienza su questa isola. Sto facendo delle interviste, vabbè, lo andate a vedere se avete voglia. Altra slide. Vabbè, questa roba è una cosa che ho fatto, proprio farò domani, se avete voglia di seguirci. Questo evento che si chiama Ultra Fishing, Ultra Polis, e proprio parla di lavoro. Ho messo giù una squadra di architetti, di personaggi, tra cui invece Dario Buratti, che è un bravissimo designer, esatto, è un architetto straordinario, un bravissimo scenografo, che ha una caratteristica particolare, vive di questo, cioè vive dei mondi virtuali, è sua. La sua arte e la sua passione è diventata il suo lavoro. E io vorrei che molti amici con voi... Dario, ho avuto il piacere di incontrarlo anche lì per la sua, che sì. È anche una bellissima persona. La costiera amalfitana. È un uomo spigoloso, ma dalle grandi idee, veramente dalle grandi idee. Vabbè, io farò questa cosa, se avete voglia venire, questa è una slide che ho fatto per questo, anche la prossima è una slide che ho messo per dire cosa farò, ma perché è una cosa che mi piacerebbe condividere con tutti, anzi la prossima, questa roba qua che farò a maggio, quello che vorrei fare è proprio coinvolgere le imprese a conoscervi. Io voglio che la gente vi conosca, perché se non sa che dietro questo pupazzo con gli occhiali c'è Magic Flute, che ha un nome, che fa un altro mestiere, che fa dietro di te, ma questo è un avatar telecamera, chi c'è dietro di voi non potrà mai comprendere questa cosa. E l'unica maniera è dire, vedete, eccomi qua, e queste sono queste persone. Queste slide possiamo anche togliere, non ci interessano più. Però mi piacerebbe quelle due citazioni sì, che ti ho detto ci sono? Quei contenuti audio? Ci sono delle domande intanto, poi non so. Ma io, Tex, siccome sai che abbiamo anche dei tempi televisivi... Sono già il 10:34, abbiamo già sforato. È anche un programma televisivo. E giustamente verrà trasmesso in differita, cioè adesso dovremo anche avviarci verso la conclusione, un pubblico attentissimo ed incantato, abbiamo parlato poco di ultrasuono in realtà, ma credo che molti si siano avranno voglia di andare a cercare questo libro, che vi dico per chi non lo sapesse, questo libro si parla anche di piramidi caffè, si parla certo. Anche di piramidi caffè, di Vulcano. Immaginate che onore che è stato per me, che piacere quando
Stex mi ha contattato e mi ha chiesto di incontrarci per parlare, ci siamo incontrati diverse volte. E, Enrico, se puoi mettere quella slide, credo che venga subito dopo, dove siamo dopo di questa. Eccoci qua, che brutte, siamo al lago di Viverone, Stex, questa è una sorpresa, una carambata, come direbbe qualcuno. Siamo al lago di Viverone, c'era un cielo straordinario, te lo ricordi? Sì, sembrava sì. Di essere e in un mondo virtuale. E mi ricordo anche uno straordinario ristorante dove siamo stati, ah, con beh, una mangiata veramente esatto. Memorabile. Eravamo io, Stex e Salazar, che stasera era impegnato in un altro evento in Open, con cui abbiamo appunto parlato dei contenuti da mettere in questo libro, e Stex ricorda quel ristorante che si chiama Da Enrico, guardate come tutto torna, come i nomi tornano. Aspettate che passi questo Covid, veniteci a trovare, che comunque vedrete che sì, faremo delle... Vuole, sì. A noi senti, ci piace la buona cucina. Assolutamente. Io mangio per il mio avatar e si vede anche, direi, e il mio avatar invece mi risponde volando, per cui uno pari, siamo in grande sintonia. Ci sono due righe che leggo, che è lo spirito di Vulcano, che secondo me è un manifesto. A me viene la pelle d'oca ancora adesso, però sono parole... Li lasciamo, io voglio dire... Ne abbiamo parlato, e mi hanno detto, ma cosa facciamo? Parliamo di quella parte lì. E io gli ho detto, Stex, che facciamo? Ce la cantiamo, ce la suoniamo, però bisogna dire la verità. Ce la suoniamo, ce la suoniamo. Perché tu, Stex, sei di piramide, vero? Sì, che domanda sì. Tra di me. Sì, sì, Stex, sono un piramide. Sì, l'ho vista nascere. L'ha vista nascere, piramide, sa bene qual è il sentimento genuino che ci ha portato fin qui. Sono passati 13 anni e quindi sì, forse siamo anche tra i pochissimi ad avere una memoria storica di una cosa come la realtà virtuale, che per moltissime persone, anche per i ragazzi che sono qua, è una cosa assolutamente recente. Ragazzi, parliamo di roba di 13 anni fa, in cui vabbè, bellissimo, anni in un campo come questo, in un campo come questo dove un anno conta tantissimo, Certo, ma non c'era neanche Facebook. Facebook era una cosa che nessuno sapeva cos'era. Boh, che cacchio è Facebook? Esatto. Il primo anno di Second Life. Ma devo io avrei una proposta, Stex, se non ci sono altre domande. Intanto io sbloccherei, guarda che platea che abbiamo davanti. Abbiamo poi con il visore, fa impressione, no? Abbiamo un muro di persone davanti. Io direi a questo punto, se sblocchiamo lo stage, Enrico, se vuoi mettere la foto dell'evento, facciamo una foto di gruppo, e se qualcuno vuole ancora dire qualche cosa, intanto ci avviciniamo qui. Se sei d'accordo, Stex, Ma io diciamo, sono d'accordissimo. È una tradizione questa. Che non voglio assolutamente perdere. È una tradizione, perché il Magic Food Show è assolutamente una risorsa. Intanto ho rivisto ancora lì Eddie. Ciao Eddie, ma hai il microfono? Adesso sblocco anche i microfoni. Facci sentire la voce, Eddie. Grazie, che galante. Ecco anche Petra. Avvicinatevi qui sul palco, venite qui sul palco. Facciamo la foto. Quello che vi chiediamo veramente... Quello che vi chiediamo è di scattare qualche foto e pubblicarla sui vostri social. Ah. Questo è il nostro compenso, mettiamolo in questa maniera. Ciao Ino. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Questa ciao, sera non so se poi si sarà... Ecco Stex, lo senti? Questo è... Ciao. Piramid Guitar. Ciao. Finalmente ci sei arrivato per lì. Senti, ma io ho una cosa strana, vedo il mio corpo qua e la mia testa che viaggia. Ok. Chi è che si offre volontario e scatta qualche foto? Il tuo corpo ti segue, Stefano. Posso fare io? Beh, fotografica. Facciamo qualche foto, e facciamo vedere che siamo degli avatar contenti di essere qui.
Io credo che chi che respira come Dark Fener? Dov'è Dark Fener? Uno che conosce il lato oscuro della forza. Giustamente. Non si può stare seri. L'alto con allora, il basso. Eric, ce l'abbiamo? Non lo vedo in questo momento. Che era qui poco fa. Ah, ecco qua. Aspetta ancora un attimo. Allora, anche qui rispettiamo una certa tradizione che sta andando consolidandosi al Magic Show. E intanto salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito fin qui, quelli che ci vedranno in differita sul digitale terrestre. Stex, veramente voglio dirti quando vuoi, penso che quanti siamo rimasti un'ora e fischia incantati nell'ascoltarlo, e capite perché dico, quando dico che io pagherei per ascoltarlo, no, non è che lo dico così, io pago voi tanto per dirlo. È fantastico essere in questa community, rispettiamo la tradizione, sì. Tenere allora, il portale per quel mondo che ti ho detto, andiamo in un bellissimo mondo dove sogno di fare un Magic Loot Show, Stex, e chissà che la cosa non si realizzi, perché abbiamo tanti motivi per pensare che la cosa possa succedere. Allora, agganciamoci qui. Agganciamoci qui. Alfredo, help. Sì. Tra tu ci sei già cliccato. Stata in questo mondo, ma va benissimo. Glielo facciamo vedere a te. Perché hai la linea. Okay. Clicca sulla palla. È tutta una questione. Stex, ti sei agganciato? Io ho cliccato sulla guardate palla. Anche che so. Bello fare le foto. Con questo, no, Stefano, non sei agganciato. Ah no, devi cliccare sulla palla. Ecco, al limite poi segui uno di noi. No, bene? Stefano, non sei agganciato sulla palla, attenzione. Io pure sto cliccando sulla palla. Ti chiamo io. Quello, ti mando un messaggio, un link e tu ci clicchi sopra, ok? Perché sono sganciato dal mio corpo. Qua c'è il mio corpo, qua c'è la mia testa. Non lo so. Ferma là. Okay, ti chiamo appena sono lì, ti mando un messaggio. Grazie. Vai, grazie. Io chiudo il broadcast perché stiamo avendo tutti i problemi qui con le telecamere. Ok, va benissimo, va benissimo. Andiamo di là. Alla fine stiamo avendo problemi. Confermo. Io confermo.